100 anni di Giacomo Marasco. Se mi consentite, io lo chiamo Giacomino perché tutti i soveritani lo conosciamo come Giacomino. Testimone di un cammino esemplare nei valori della famiglia, del lavoro e del rispetto del prossimo. L'amministrazione comunale lo indica come esempio a tutta la nostra comunità. Soveria Mannelli, lì, 3 gennaio 2019. Vi volevo fare una domanda. Voi avete fatto la guerra, quindi vi ricordate com'erano una volta i tempi? Rispetto a tanti anni fa, qual è un ricordo che vi viene alla mente se pensate alla guerra, per esempio? Io sono arrivato a Lecce a prima di gennaio. Sono stato 6 mesi a Lecce, poi gli altri 6 mesi mi hanno mandato alla provincia di Bari. Sì. La provincia di Bari alla caserma dei carabinieri. E là un carabinieri, un soldato, mi era a controllare un binario. Ah. Un binario che certe volte svitavano le cose. Le ferrovie arrivavano, c'erano già fuori. Si deragliava là. Ma come si mangiava una volta? Molti domandano, no, voi avete raggiunto la guardevole età di 100 anni, come si mangiava? Primo a mezzogiorno una tazza di brodo, una tazza di brodo con un po' di carne, poi c'è una mezza pagnotta che ne davano e ne mangiavamo qui. A sera poi ne facevano pranzo e ne davano, per esempio certe sere capitava che ne davano riso con surache, poi un riso era scotto, le surache erano crude. Addirittura. Le bande che le surache. Però una volta insomma era difficile, non c'era spreco come ce n'è oggi, che si spreca il cibo, si spreca tutto. Non spreco in nessuna maniera. Poi dopo si è arrivata alla casa, poi mi hanno assistito in tutte le maniere. Vabbè. Ormai ho camminato 27 giorni, con mangiare gli che andavano, non sono anche detto ridurre. Fino a quando siamo arrivati, che abbiamo incontrato gli americani. Quando abbiamo incontrato gli americani, abbiamo mai ascoltato pure quel paesello dove abbiamo incontrato gli americani. Poi dopo ne davano a mangiare, ne davano dove arrivavamo a arrivare. Comunque, quando arrivavamo, avevano organizzato, e quando passavano i militari, c'erano da dare qualche cosa da mangiare. Dopo, invece prima io mi cercavo la limosina, ma la maggior parte che ne facevano la sera, dove arrivavamo, ne facevano una ritata d'ova e basta, e pane, ma sempre cercando la limosina a chili. Poi ci dicevano se volevano pagare. Un po' volevano pagare, dice no, facciamo pure noi e gli soldati. Perché voi servivate il vostro paese, eravate giovani, quanto potevate avere? 20 anni, eravate tutti ragazzi che comunque rischiavate la vita tutti i giorni e quindi loro cercavano di essere riconoscenti, vi volevano dare da mangiare almeno. Sì. E chi sarà la vita che facciamo? E sempre camminando a piedi, sempre montagna montagna, però come un Ruventino, sempre montagna montagna, alla strada mi sapevamo dire che c'erano i tedeschi con le motociclette, avanti un sterzo della motocicletta c'era la mitragliatrice. Arrivavano a un certo punto, quella maniera pigliano, ti sparavano e li disarrivavano. Praticamente era facile morire. Invece noi camminavamo sempre, le montagne.
come, per esempio come Ruventino, sempre chi sa da cosa che facciamo, pure Ruventino c'è la torre. Ah sì, sì, sì. E là, quelle montagne, montagne c'erano torri, c'era tutto, c'era l'animale, c'era, la maggior parte erano tutti animali che andavano a allevare. Era una vita in un'altra maniera, tanto. Vi ricordate anche magari all'interno delle montagne se c'erano dei percorsi segreti che voi conoscevate, facevate, non so, via di fiume, che una volta si seguivano i torrenti per arrivare fino a valle? Sì, 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 sì. E poi domandavamo noi, domandavamo a quelle famiglie, a chi le dicevano, datelo tale punto, se vedete che c'è quella cosa, continuate là. Se vedete che, per esempio, che c'è quella casa non c'è, vedete, domandate e cambiate strada, se no dice arrivate a una strada e passano i tedeschi ti fanno fuori, perché ovviamente loro erano contro di voi. Quando poi sono arrivati gli americani avete detto che c'è stata la liberazione e quindi poi siete tornati a casa. E com'è stato il rientro a casa quando poi siete tornato a casa? Sempre a piedi, 27 giorni. 27 giorni di cammino da dove eravate? Dove vi trovavate? Perugia. 27 giorni di cammino da Perugia fino alla Calabria? No, fino a che siamo arrivati alla casa siamo 27 giorni. Poi siamo arrivati a Cosenza, c'erano i camion che andavano a Cosa. A Cosenza i camion andavano in Sicilia. Quelli che devono andare in Calabria, in Sicilia, che venissero qui, che ci sono i camion che vanno, o dicono i tedeschi, chi si, per andare prigionieri. Allora, siamo arrivati a Rogliano, cioè siamo arrivati a Cosenza, e c'erano i camion che dovevano andare a Catanzaro. In un bel momento si cammina, quando è arrivato a Rogliano, invece di minare pellicolosimi, è venuto a sogliere per le parenti. Sì. Io ci sapevo che le zone là, sapevo che c'era stato, ci aveva lavorato. Pure sì. Là. E se, quando è arrivato, prima di arrivare a Bocca e Chiazzi, chiamavamo noi, siamo arrivati là, invece di minare a destra, moglie pellicolosimi. È andato a sinistra, abbiamo battuto su quello, eravamo due però, abbiamo battuto su quello corno dalla macchina e si è fermato e dice, no, non potevamo passare per, non potevamo dire per Colosimo perché ci sono i ponti rotti, cioè c'erano i ponti rotti che potevano passare, come infatti alle core c'erano i ponti che avevano fatto saltare. Allora, e prima siamo scenduti e là dico, noi ci sappiamo, se là conosciamo io, conosciamo Parmo per Parmo, che andiamo a Rosetti una volta. Ah, sì. Si trovavano i funghi una volta. Si trovavano, sappiamo i posti. Quando poi siamo scenduti, siamo avviati a Pere, sappiamo dopo lo scortatore che c'era. Quando siamo arrivati lo chiamavamo Casa Due Vivoli. Quando siamo arrivati, là spara a rombo, e manco 20 metri e cose, e cominciava a scricciolare. Fino a che siamo arrivati a Triaria, sempre chiovendo, tempesta. Quando siamo arrivati a Triaria, siamo arrivati là, è passato un po', che eravamo, c'era la chiesa, sì. Passato un po' la chiesa, c'era una himmina alla porta. C'era la femmina alla porta, si è appigliato, cioè, venite, trasiti, e siamo venuti noi là e siamo trasuti là dentro. Ha appigliato, ha mandato una figlia che aveva, ha mandato a pigliare una bella brancata di rastri, ha fatto un bel fuoco e ne ha asciugato le robe, ne avevamo mezzo asciugate le robe. Dopo ha pigliato, canto del fuoco c'è una pegnata, dentro quella pegnata c'è un gambariello, e piatto un po' di pane, ci volete un po' di pane, un po' di pane, e la chiamata con le stelle lì, piatto quello gambariello, l'ha messo nel piatto, l'ha fatto, va.
ha tagliato, ha cacciato l'osso, cacciava l'osso pure, e ne ha fatto mangiare. Io ho pigliato pure un bicchiere di vino, l'ho avuto. E poi continuato, mi andiamo alla casa, a casa, e nel bel momento sentivano un traino, sentivamo e buttavano sta fila. Quando arrivato che c'era l'ubivio per dire le bianche, e l'ubivio che venivano le cose, quando guardavamo che lo traino erano vicino a casa mia, si chiamava Ciccio da Marzesso, lo chiamavamo noi. Che dove venite? Dove venivo? Venivo da Sila. E lui hanno fatto salire il po' traino e ne ha accompagnato. Quando siamo arrivati l'ubivio dopo Perillo, c'era chiesto dalla colla, che eravamo due noi, che l'altro giro stava con sé dentro a camminare, che avevano sbucato i piedi dove forte cammino che avevamo fatto. Perciò noi quasi siamo arrivati a Lubevio, che era per il Pirillo, quello che era con me, è zumbato subito che ci camminava, gli ho chiesto da casa. E poi è arrivato, poi dopo un paio di giorni era domenica e poi pigliato è venuto a Soveria, è venuto da casa, la domenica a mezzogiorno veniva a mangiare dove mia, si mi vede l'est, e dava invitato pure ad uno che aveva fatto la stessa strada di cose, di Carlopoli, che è Gentile cognome, e era quello che l'avevo mangiato, poi ho pigliato un fiasco di vino, figurati. E vi siete praticamente finalmente rientrati dalla guerra. Ma voi avevate detto che per esempio andavate a funghi, voi anche qui a Soveria Mannelli siete andati a funghi. Tenevano un terreno carico di cariglie, noi, ci sa a Soveria dove c'è lui vieri. Sì, sì. Dove c'è lui vieri, sì, che c'è una casicella, e là c'è 24 dominate di terra che sono delle nostre, e le funghi che dobbiamo trovare sempre dove noi. E sono funghi buoni, poi sono funghi nostrani, e voi sapevate dove trovarli questi funghi? Sì, i funghi c'erano i pini pure, si c'erano i roseti, e le funghi dove c'erano i carigli, sapevo come le zone, sì, che li termini, dove andiamo là, le trovavamo e così. Poi d'altro canto una volta tutte queste cose servivano per mangiare, non erano un lusso come si fa adesso, cioè erano... No, correvamo alla casa che le facciamo, e pezziamo chinechini, sì. Siccome la casa teneva una terrazza che quanto chissà, sì, a metà è chissà, una bella terrazza, avevamo fatto una cosa, una radicola per essiccare, una cosa con un po' di cose, e la sollecchiamo che essiccavamo, e le indesciavamo, ovviamente pure sempre che poi ne cacciavamo un'obbligazione con quelle funghi seccate, che noi, che padre ma era papà solo, invece mamma erano sia suoro e cinque frati. Ah. Famiglia numerosa. Famiglia numerosa, sia suoro e cinque maschi, figurate. Poi ne cacciavano l'obbligazione, certe volte andiamo là, ci portavamo quelle funghi seccate, le raccomando che ci avevamo portato. Per quelli che non li conoscevano i funghi, voi invece eravate un maestro nel raccogliere i funghi. Sempre io là. Ma il sarto invece quando l'avete fatto, in che periodo avete fatto il sarto? Il sarto l'ho fatto poi dopo... Ma io ho fatto pure quando c'è la lettura del puntatore, perché lei durava una 10 giorni, ma dopo 10 giorni doveva andare a lavorare. Ma cosa facevate come sarto? Cioè, che servizi vi chiedevano? Di confezionare vestiti? Vestiti, sempre vestiti, confezionavamo noi. Questa era la cosa che facevamo. E avete fatto magari qualche vestito per qualche personaggio importante di Soveria? Sì, io ho fatto tutte le maniere. Perché io ero stato a discepolo con un sarto che aveva una bottega alla Colonna, che si chiamava Mastro Filippo. Che poi c'era il figlio che è un avvocato. E là c'era stato parecchio tempo, là, fino a... che poi il sabato, la sera,
a Meira, perché a Meira farò per militare, primo. Mezzo giorno passavamo, andiamo là, magari nel magazzino, là, e ne spiegavano quelle cose del militare. Se doveste dare un consiglio ai giovani, alle persone che comunque stanno vivendo in questo tempo, no? Nel 2019, che consiglio gli dareste? Un rispetto, prima cosa è di rispettare. E poi si lavorano, che hanno lavori, sono impiegati da una banda, questa è la vita, facciamo. Voi pensate che oggi il lavoro ci sia o che magari uno alle volte non voglia lavorare? È cambiato tutto. È ma. Cambiato tutto. Una volta c'erano sarte ovunque, ecco, c'era quello solo, che accendevano parecchi. Per esempio calzolaio accendevano, sarte accendevano, falegname accendevano. Non c'è né sarte, né calzolaio, né falegname più. Tutto sparito. Tutto con macchine. Però la qualità non è la stessa, perché la qualità magari di un vestito che uno compra che costa magari 100 o 50 euro non è quello che facevate voi invece a mano, con cucito. La maggior parte poi dei primi tempi la chiamavamo Frandina noi, la facevano alla casa, c'era il tovaro e cose, pure alla casa nostra c'erano il tovaro, facevano lana e sita, la sita e la lana ci è attraverso. Avevamo quel tovaro alla casa e sempre mamma faceva una cosa e roba. Come facevamo? Una volta si faceva tutto a casa, non si buttava nulla, ma anzi si cercava di sistemare, di riciclare o comunque di ricucire. Mi ricordo che dipendevamo sotto maniche, sì, che si consumavano, sì, e dipendevamo con dirli, chiamavamo con dirli a chi le da rete, sì, che le cose sono tutte rubine. Noi c'erano tutte queste sedie lisce, ma tanto c'erano quelle sedie con la coda, e che ci cercava sopra, quelle cose là, e le cose si consumavano da rete. Quindi si rattoppavano con queste toppe di dietro? Dire, sì, ci mettiamo i fondini, le chiamavano, e le sottomaniche, che case consumavano. Un'altra vita, guai. Una volta era così, invece adesso buttano tutto. Quando vedono qualcosa lo buttano, invece di sistemarlo. Dai, niente, lo buttano quando non sapere niente. Ormai tutto è cambiato. Però ci possiamo, magari ascoltando voi, no? Magari uno torna indietro e dice forse era meglio come si faceva prima, che si sistemavano le cose, avevano più valore. Sì, non si perde niente, non si perdia. Quando invece eravate bambino, c'era un gioco che facevate, che vi ricordate, un gioco che non si fa più e che magari vi torna alla mente? Io mi piace, giocavamo con le tir. Com'è? Non lo so, com'è il tir? Tira un morso di legno e poi c'è una vita. Sì. La vita con quella era la cosa. E poi giocavamo là, per esempio, avanti alla chiesa, sì, c'era la rota, e così abbiamo fatto. E lì, per esempio, il centesimo, tanto questa era la cosa. Vendiamo la metà, poi stavamo a tocco, chi non c'è lo primo, e là, tirava la terra, poi si metteva sopra la mano, boom, quelli che si facevano fare la cosa, era lui, se le pigliava. Erano giochi semplici. Semplici, che sì, si facevano però insieme, in sì, compagnia. Sì, in compagnia, sì. E voi per quanto tempo, diciamo, siete stato bambino? Nel senso, poi dopo, magari una volta si andava anche a lavorare nei campi, andava a raccogliere, perché oggi i bambini rimangono in casa, non è che fanno... Io e Quattarillo abbiamo fatto sempre lavoro in campagna, pure Quattarillo facciamo un lavoro in campagna, che noi teniamo un terriero là dove c'è chi vivere, sì, e là c'è... Certo che alla casa... Grano non accattavamo, come facciamo noi, patate non accattavamo, che io mi ricordo che io sotto Tirivolo, sotto Tirivolo c'erano un trappeto, e là ci abbiamo pigliato un'amicizia, io là portavo tutte le mie patate e mi andava a rete con
con quando c'è il olio. Uno scambio, il baratto, cioè scambiavate quello che avevate quello che facevano là lo sapete. Pare che era la prima volta che c'era aiuto. E teniamo sempre l'olio, poi mettiamo i porci pure alla casa, quelli. Era una festa una volta. Salsicce soppressate, quella cucina attaccata. Sempre in alto. In alto la cucina. Poi c'avevamo un po' di forno, ancora c'era la casa, che facevano il pane, venivano le ore. Si facevano il pane e poi ti davano la pizza, poi ti davano il pane, pure sparte. Però magari ci potete dare un consiglio, dice, vi dovreste comportare meglio con, non lo so, i genitori, vi dovreste comportare meglio. Questa è una cosa, la prima cosa che saluto, uno rispetto alla famiglia. Mm. Rispetto alla famiglia deve rispettare i parenti, per amici. Sì. Questa è la cosa più bella. Rispettarsi fra le persone e non, diciamo, farsi guerra, cercare di. No. Rispettare uno con l'altro, anche se ci sono i problemi, però bisogna superarli e cercare di andare avanti. Per esempio, trovi ad uno che ha avuto per esempio una discussione con un altro, sì. Trovi un altro amico, ci dice a chi gli vede che io ho avuto una discussione così e così e così, si trova nell'occasione, parla, ci dice che lui si è pentito. Voi dite cerchiamo di mediare, di fare da trovare una via di mezzo, è una cosa positiva, è un buon consiglio, perché invece oggi non si parla, oggi si ci manda solo messaggi ma non si parla di persona, bisogna parlare di più. Sempre con il telefonino e la ricca. Bravo. Io dico sempre queste cose, si sta troppo sempre col telefonino, invece bisognerebbe parlare di più, magari anche andarsi a trovare, dico, sì, come sì, oggi sì, abbiamo sì. fatto, parlare con sì, voi. Sì, 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 uno che c'è una cosa, per esempio, tenna una cosa con una famiglia, no? Ci spiega Achille, quando si è uno d'occasione non ci parla con Achille, ci dice, vedi che Achille è così, si è pentito quello che ha fatto. Quindi cerchiamo di essere buoni, di più buoni, questo è il vostro augurio anche per noi per l'anno 2019, perché l'importante alla fine è cercare di essere amici, onesti, questa è la cosa principale. Io vi ringrazio davvero di questa chiacchierata bellissima che ci siamo fatti, mi avete raccontato tante storie e niente, vi auguro davvero un buon compleanno visto che l'avete fatto di recente. La gente è qui proprio. Qui. E ce n'erano gente. Vi hanno festeggiato. Sì. Giustamente 100 anni. È difficile arrivare a 100 anni come voi che siete lucido, parlate, raccontate. È difficile. Si capisce che è difficile, amore. Ma un viaggio con macchine, motociclette, camminano. Invece tanto amo camminare a piedi. Avevamo sempre campagna ad aiutare i genitori, avevamo sempre giallonari noi, quelli che si portavano da terra. Vai. Non c'era tempo da perdere perché lavoravate? Sempre. Lavoravo. Io pure quando ho fatto un sarto, pure non facevamo la nostra, piantavamo patate, surache. Una volta hai tirato il palo delle surache, sì. Ed hai tirato e poi hai tirato pure le surache. Ah. E poi c'è messo quanto so cosa è così, c'è messo rape. Allora certe volte passavano amici che la via che si iano a fare la camminata, e poi guardavano là dove mia, guardavano che tutte quelle rape, dice, che fa il luogo? Niente, che faccio qui? Hai seminato le rape. Cultivo, quello che magari non facevano gli altri, perché magari gli altri andavano girando e voi invece avete lavorato. Pigliava che le rape poi le tagliava. Le regalavate qui? Le regalava, sì. Aveva parecchi amici. Insomma, avete lavorato tanto in questa vostra vita? Sì. Hai cercato un lavoro più capace.
non avevamo debito. Vabbè, quello sì. Bene, io vi ringrazio davvero tanto e speriamo di vederci insomma presto per qualche altro racconto che ci farete. Va bene.